Salve a tutte e a tutti. Poiché ci stiamo avvicinando alle nostre feste dedicate ai defunti, ho pensato a questo approfondimento legato a uno dei simboli che più comunemente osserviamo e riconosciamo quando parliamo di Feng Shui, ovvero il simbolo dello Yin Yang. Mi chiederete voi, ma cosa c'entra lo simbolo dello Yin Yang con delle tradizioni legate ai defunti? C'entra moltissimo poiché in realtà il Feng Shui non nacque per le case dei vivi, bensì per le case dei defunti, quindi per le tombe. Anticamente sono state riconosciute tombe risalenti addirittura al Neolitico, più frequentemente all'età del bronzo, che ci raccontavano, che ci dimostravano come di fatto già a quel tempo si prestasse moltissima attenzione ad un corretto allineamento spaziale di tombe, sepolture, ma anche eventualmente di quelli che erano spazi sacri utilizzati all'epoca. In particolar modo, quando noi parliamo di Yin Feng Shui, andiamo proprio a parlare di questa particolare tipologia di Feng Shui, quindi di questo metodo, che viene applicato tutt'oggi, in particolar modo nelle zone del sud-est asiatico, si pratica molto in Malesia, Taiwan, anche in Thailandia presso le comunità di origine cinese, dove si va a definire qual è il miglior posizionamento della tomba per creare del benessere ai discendenti. Infatti, a differenza della nostra cultura occidentale di stampo cristiano, che vede nel dopo la morte un passaggio a tutt'altra vita, alla vita eterna, alla contemplazione di Dio, secondo la tradizione cinese, nel momento e soprattutto secondo l'ottica taoista che ha fortemente influenzato il Feng Shui, quando noi torniamo alla Terra, il nostro corpo, che è fatto di materia e quindi di energia, andrà nuovamente a diventare parte della Terra. Quindi tutto il Qi che noi abbiamo alimentato, che noi abbiamo accumulato durante la nostra vita, deve ritornare sul nostro pianeta, quindi sottoterra, per riprendere parte dell'infinito ed eterno ciclo dell'energia, quindi questo ciclo trasformativo in cui anche tutto il nostro corpo si decomporrà, trasformandosi nuovamente in molecole ed energia, e verrà quindi assorbito dal terreno. In particolar modo, come vedremo a breve, proprio il posizionamento delle tombe, delle pietre tombali, ma anche del sarcofago, quindi del contenitore nel quale verrà posto il defunto, e della relazione tra la posizione di entrambi, andrà a influenzare moltissimo proprio la posizione e la dinamica del ritorno di questo Qi alla natura. E sarà proprio questa dinamica, se vengono seguite correttamente le cosiddette vene del drago, che vi spiegherò nuovamente a breve, noi potremo avere per i nostri discendenti quello che è un benessere fisico innanzitutto, ma anche, volendo, abbondanza, quindi un benessere materiale vero e proprio, una vera e propria ricchezza. Ma perché, per parlare di questa cosa, parto dallo Yin Yang? Perché, fate attenzione, noi vediamo il simbolo dello Yin Yang, che non chiamiamolo Tao, Tao è la via, è il percorso, è il principio primo di quella che è tutta la filosofia taoista, ma il simbolo dello Yin Yang si chiama Tai Chi Tu. Questo simbolo lo vediamo a volte disegnato in senso orario, a volte disegnato in senso antiorario, a volte verticale, a volte orizzontale, ma qual è la rappresentazione corretta? Fondamentalmente sono tutte corrette, ma ognuna di esse rappresenta una cosa differente. Partite dall'idea che il simbolo dello Yin Yang non è una cosa buttata alla grafica, ma è una mappa. È una mappa che, come ho detto in altri video che potete trovare qui nel canale, ci racconta la storia del
moto apparente del sole durante le nostre giornate, quindi di tutta l'influenza del ci celeste e del tempo su quello che è il ci terrestre e il ci umano, quindi la nostra vita, le nostre azioni, le nostre dinamiche quotidiane. Lo yin yang che ruota in senso orario rappresenta quindi quello che è lo yang qi, quindi il qi che noi utilizziamo nella nostra vita attiva, nella nostra vita materiale e soprattutto nelle nostre case. Quando parliamo di feng shui per le case, che come accennavo prima è più tardo rispetto al feng shui per le sepolture, perché noi culturalmente pensiamo sempre prima all'ultraterreno che al presente. Ragionateci bene. Quindi il feng shui per le case si chiama appunto yang zai, quindi la dinamica, il metodo yang, che è appunto quello che ci serve per definire bene le case. Al contrario, lo yin zai è proprio il qi delle tombe, il qi delle sepolture, quindi quella dinamica che ci serve appunto a capire come si interagisce con ciò che non è più una coscienza attiva e presente ora, ma che vivrà in eterno nei suoi componenti primi, nel suo qi, per poter riniziare appunto il ciclo, per poter nuovamente portare prosperità alla sua famiglia e a tutti i suoi. Questo tipo di dinamica noi la rappresentiamo solitamente con invece il Tai Chi Tu, quindi il simbolo dello Yin Yang che ruota in senso antiorario. Perché? Perché se la natura, il manifesto, è orario, perché noi osserviamo il moto del sole e quando lo vediamo che va dalla nostra sinistra a nostra destra, se avessimo un'ipotetica visione completa del moto. Noi se osserviamo il sole non stiamo girati verso nord tenendoci il sole alle spalle, noi lo osserviamo verso sud e proprio questo moto che è dovuto alla rotazione terrestre e alla rivoluzione intorno al sole che ne cambia anche le dinamiche, gli andamenti a livello di altezza, va proprio a creare tutte le nostre dinamiche quotidiane, tutte le dinamiche quotidiane del pianeta Terra, quindi ci terrestre, e di noi uomini, quindi ci umano, e di tutte le altre creature viventi e non viventi, perché vi ricordo, non pensiamo mai che dicendo ci parliamo di bioenergia. Sono due concetti omologhi, quindi affini, ma molto differenti. Il qi è tutta l'energia, è qi persino l'energia elettrica, se volessimo andare in un tipo di energia che per noi è l'antitesi di quella che in realtà è la nostra bioenergia, visto anche gli effetti negativi che può fare, anche ionizzanti che può fare sul nostro corpo. Ma il qi è tutto. Il qi noi lo possiamo rappresentare con lo stesso principio del legame tra materia ed energia, perché tutto esiste grazie a questa energia e questa energia è il qi. Quindi quando noi vediamo un simbolo dello yin yang che ruota in senso orario, stiamo parlando del materiale, delle dinamiche di vita, degli eterni cicli della natura. Lo yin yang infatti è proprio la mappa grafica che ci spiega come funziona qualsiasi fenomeno in vita nel nostro pianeta. Invece se noi parliamo del yin zai, quindi del feng shui, degli spiriti, possiamo chiamarlo del feng shui yin, noi possiamo utilizzare il simbolo dello yin yang, quindi il tai chi tu, che gira in senso antiorario, perché se la fisica si manifesta in una certa direzione nel moto solare, la metafisica, quindi ciò che non è visto, ciò che non è percepibile se non a livello intuitivo, viaggia nel senso contrario, viaggia appunto in senso antiorario. Per quanto riguarda invece verticale e orizzontale, è semplicemente un posizionamento. Noi volendo possiamo mettere il bianco verso il basso e il nero
verso la maggior parte del bianco verso il basso, la maggior parte del nero verso l'alto, che quindi ci dirà che il picco dello yang è in basso e il picco dello yin è in alto, però sarebbe un po' controintuitivo per quanto riguarda la nostra percezione, perché sappiamo benissimo che tutto ciò che leghiamo allo yang ha un moto ascendente, il fuoco, le fiamme, ciò che sale e si espande, mentre tutto ciò che noi leghiamo allo yin ha un moto discendente, come l'acqua che gocciola, cala e sedimenta. Quindi se noi lo mettiamo orizzontale, semplicemente stiamo definendo che in una determinata coordinata bidimensionale spaziale avremo un certo momento del chi, ma possiamo riconoscere benissimo se sta girando in senso orario o se sta girando in senso antiorario. E che cos'è il giro? Non è altro che la mutazione, il movimento che lo yin e yang fa attraverso le sue fasi. Cos'è quindi questo simbolo dello yin yang? Questo simbolo dello yin yang ci rappresenta il ciclo dell'energia che ha una variazione all'interno della sua polarità che parte da un principio di yang in espansione, raggiunge un massimo dello yang, passa a un yin in espansione, raggiunge il massimo dello yin. Il ciclo continuerà così per sempre, perché è proprio alla base della stessa esistenza del nostro universo, rappresentato attraverso un archetipo di polarizzazione attivo, passivo, creativo, sì, creativo e potenziale. Quindi lo yin è tutto ciò che è potenziale, tutto ciò che dovrà essere messo in atto, mentre lo yang è tutto ciò che si manifesta, che cambia, che muta, che appare, quindi che diventa manifesto, appunto. Quindi, se noi vediamo un simbolo dello yin yang in senso antiorario, sappiamo già che è qualcosa che è legato allo spirito. Quando parlo di spiriti non parlo di fantasmi, ovviamente. Nella cultura cinese lo spirito, che in generale possiamo definire con la parola shen, rappresenta sia tutto quel comparto di figure legate alle tradizioni religiose, buddiste, taoiste, anche alcune figure che ci arrivano dal ruismo, dal confucianesimo. E è spirito anche quello dei nostri antenati, cioè quindi l'essenza propria dei nostri antenati, il loro shen appunto, perché come c'è il Sankai, quindi i tre ci, ci celeste, ci umano, ci terrestre, c'è anche il Sambao, i tre tesori, che sono come il ci, quindi il nostro ci proprio, il ci umano, si declina, si trasforma attraverso il corpo, partendo da un jin, che è il ci prenatale, quello che ci è stato donato dai nostri genitori, la nostra struttura e potenzialità. È un ci vero e proprio, che è ciò che noi assorbiamo dall'ambiente, dove ovviamente dovremo sempre cercare lo sheng ci, quindi il ci sano, il ci che accresce, il ci che dà prosperità. E dopo infine lo shen, il pensiero, l'ideazione, la creatività, proprio quello che noi in senso più ampio potremmo quasi chiamare non pensiero logico, perché non è solo una cosa legata all'altezza del pensiero astratto, del pensiero logico, ma bensì proprio il fatto di avere la capacità di generare pensiero, perché di fatto la nostra fine ultima in questa esistenza è creare qualcosa, cioè trasformare il contesto e non adattarsi passivamente allo stesso. Quindi essere sempre dei produttori di yang che utilizzano lo yin per la progettazione. Quindi, quando identificato come si usano questi due simboli, presteremo sempre più attenzione al contesto, scusate, in cui andremo a inserirli. Quindi, se è un simbolo legato allo yangzai, quindi al feng shui domestico, utilizzeremo il senso orario. Se è legato allo yinzai, quindi il qi delle tombe, il qi degli spiriti, appunto, utilizzeremo il senso antiorario. Ma adesso immagino avrete una curiosità. Lo yin zai, quindi il feng shui delle tombe, ha le stesse indicazioni dello yang zai, il feng shui delle case,
Non proprio, e anzi, questa tecnica è una tecnica, non la definirei esoterica, perché comunque non esistono lignaggi propri che tramandino una sapienza misterica legata allo stesso, bensì la potrei definire comunque una tematica di nicchia. Come dicevo, nel sud-est asiatico si usa molto, pensate, ci sono persone che spendono tanti soldi per la tomba quanti ne spendono per la casa, proprio per dimostrare quanto risulta culturalmente importante il fatto di avere un'ottima sepoltura nella visione della linea familiare. Infatti noi non abbiamo lo stesso sentimento, tranne magari alcune famiglie per caratteristica propria, lo stesso sentimento di ereditarietà, di linea familiare, di onore e beneficio, benessere della nostra linea familiare. Quindi ogni genitore, ogni nonno, nel momento in cui si avvicina alla sua morte, farà di tutto per crearsi una sepoltura che darà nuovamente del beneficio alla sua famiglia. Perché appunto qual è il concetto, l'idea alla base di questa scelta? Se io posiziono secondo, allora partiamo. Ogni persona ha un suo tema natale, ovvero il momento di nascita è rappresentato da una determinata combinazione del chi celeste, chi terrestre e chi umano, che andrà a condizionare le nostre predisposizioni nel bene e nel male. A seconda di qual è la nostra mappa natale, quella che a me piace chiamare conformazione energetica potenziale, avremo certe direzioni favorevoli e certe direzioni meno favorevoli. Se queste direzioni favorevoli vengono rispettate per il posizionamento della pietra tombale e del sarcofago del della cassa da morto, l'energia fluirà, ritornerà alla terra in modo adeguato. Inoltre, a questo calcolo si aggiunge la valutazione delle vene del drago. Le vene del drago è il concetto per cui il chi della terra ovviamente ha un suo andamento, come se fossero dei capillari, come se fosse un sistema nervoso, quello che noi vediamo ovunque, cioè dalla pianta al macrocosmo. Quindi un network di collegamenti che porta energia e pertanto vita. Quindi se il consulente riesce a allineare correttamente la pietra tombale, la cassa, alle direzioni favorite del defunto e alle vene del drago presenti in un determinato setting, in un determinato territorio, ovviamente questo tipo di sepoltura sarà una sepoltura molto favorevole. Al contrario, una sepoltura che non lo rispettasse non porterebbe assolutamente beneficio ai propri discendenti. E anzi, esiste persino un detto che è un cattivo medico può uccidere una persona, un cattivo consulente di Feng Shui può uccidere tutta una famiglia. Persino si dice che una scelta sbagliata della tomba potrebbe creare grandissimi disagi a tutti i discendenti. Pensate che soprattutto tra le persone benestanti, che quindi si possono permettere un certo tipo di consulenza, parliamo di consulenze iperspecialistiche, in cui i maestri vanno a calcolare persino delle deviazioni di un grado e mezzo, non di più. Provate a immaginare quanto dettagliata può essere questa cosa su un ambiente a 360 gradi. Molte persone che possono permetterselo per non dover rischiare di ricevere una sepoltura sbagliata da parte dei propri discendenti, perché magari per una cosa o per l'altra può succedere, fanno la cosiddetta sepoltura vivente. È curioso, è una pratica che si trova soprattutto in Malesia e Taiwan, da quanto ho scoperto facendo un po' di ricerca. E quindi cosa fa la persona? Dà i suoi capelli, dei suoi vestiti usati, le sue unghie, più tutti i suoi dati di nascita, e si creerà una vera e propria tomba con questi suoi oggetti, questi oggetti appunto appartenenti alla persona, che verrà sepolta
quando la persona è ancora in vita. E questo, si dice, se fatto correttamente, porterà moltissima abbondanza appunto sia alla persona che la pratica, sia alla sua famiglia. Cosa ci può insegnare tutto questo? Ci dà un'informazione molto precisa di quanto sia importante la genealogia all'interno della tradizione cinese. Noi spesso viviamo in situazioni sempre più isolate e isolanti, ma di fatto, come sapiens, siamo una specie molto legata al concetto di branco, come altri mammiferi, e al concetto di ereditarietà, perché noi impariamo tantissimo non soltanto per osservazione, ma soprattutto a livello culturale, nella trasmissione educativa da genitori a figli. Quindi è importante capire come noi in Occidente abbiamo un po' perso questa cosa, pensiamo di dover essere necessari solo a noi stessi, quando in realtà alla base di un sano equilibrio ci dovrebbe essere una sorta di visione estesa del nostro benessere e del benessere della nostra famiglia in primis, e dopo ovviamente di tutto il nucleo umano, che la nostra tribù espansa, quindi tutto il nucleo umano con cui ci relazioniamo quotidianamente, che abbiamo scelto essere parte della nostra vita. E quindi spero che con questo curioso approfondimento vi abbiate un po' più chiarezza su questa questione dello yin e dello yang, come viene disegnato. Se volete maggiori approfondimenti su yin yang e il ciclo delle energie, guardate sul canale, trovate vari video, o andate a cercare anche sul sito www.hamors.com, che è l'accademia olistica presso cui insegno per quanto riguarda benessere della casa, ma anche tutto il comparto demo etnoantropologico. E imparate a scoprire il mondo, imparate a guardare il mondo e imparate a conoscere ciò che è distante da voi. Le culture, più sono distanti dalla nostra, più ci hanno insegnamenti da darci, perché non esiste un'unica realtà, ma una miriade di differenti potenzialità, e noi dobbiamo scegliere la via, la strada, il Tao, che più sentiamo affine a noi stessi. Ciao e buon proseguimento di ottobre!